Continuiamo il nostro viaggio tra le curiosità storico-artistiche di Clusone. Ci troviamo nel giardino di Palazzo Carrara Spinelli, il palazzo costruito dalla famiglia appunto Carrara Spinelli all'inizio del Settecento. In questo parco, in parte ridimensionato successivamente, troviamo questa edicola prospettica che porta una rara opera in affresco del nostro pittore Antonio Cifrondi, grande pittore clusonese. L'affresco raffigura Ercole nel giardino delle Esperidi che riceve le mele d'oro dalle Esperidi. L'opera è sicuramente cifrondiana, risale probabilmente al primo decennio del Settecento. Lo prova alcuni elementi stilistici simili del Cifrondi che troviamo anche in altre parti, gli angioletti in alto, il volto della ninfa sulla destra e l'Ercole che in parte simile a quello che è affrescato sulla Casa Fanzago, ex Casa Fanzago, che è appunto del Cifrondi. Questa bella edicola prospettica affrescata dal nostro Cifrondi è stata poi successivamente ornata con altri affreschi che si trovano all'interno. Sull'edicola prospettica troviamo anche, nella parte rivolta verso sud, lo stemma della famiglia Carrara Spinelli. Non sono molte le opere in affresco riferite a Antonio Cifrondi. Questa è sicuramente sua. C'è una parte bassa che è stata poi strappata, si trova in una casa clusonese, mentre l'affresco è stato restaurato a cura della Banca Popolare, che è la proprietaria dell'edificio ex Palazzo Carrara Spinelli. Successivamente il Palazzo Carrara Spinelli diventò proprietà Giudici, di Angelo Giudici, poi dei Marinoni e venne poi smembrato e riutilizzato, ma l'affresco rimane qui a ricordare l'epoca della costruzione di questo palazzo. Il parco poi è stato ridimensionato più volte, anche con la costruzione della nuova strada provinciale nel 1922, ma l'edicola rimane ancora a ricordare sia il nostro grande pittore clusonese, sia il Palazzo Carrara Spinelli. Del mito delle Esperidi esistono due versioni che riguardano le fatiche di Ercole. Ercole che va alla ricerca del giardino delle Esperidi per portare via le mele d'oro. In una versione Ercole si fa sostituisce Atlante che entra nel giardino. Nell'altra versione invece è lui che uccide il custode, il drago che custodiva il giardino ed entra nel giardino delle Esperidi e riceve le mele d'oro. Il Cifrondi evidentemente ha scelto la seconda versione.